Giorno della Memoria, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo apre la seduta solenne al Museo della Deportazione e Resistenza di Prato. Mazzeo al meeting contro l'oblio nel Giorno della Memoria al Teatro La Compagnia di Firenze. Non resteremo mai indifferenti e mai dimenticheremo. Un luogo diverso ogni anno, simbolico della Toscana, per essere vaccino contro l'oblio, per non dimenticare, per essere amplificatori di memoria. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, apre la seduta solenne per il Giorno della Memoria al Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato e lancia l'impegno a celebrare ogni anno la giornata della memoria fuori dal palazzo. Il 27 di gennaio non deve essere soltanto oggi, deve essere tutto l'anno, specialmente in un tempo in cui purtroppo i testimoni di quelle barbarie non ci sono più. Il compito delle istituzioni deve essere sempre più quello di diventare amplificatori della memoria, perché quello che è accaduto non accada mai più. In questi anni purtroppo abbiamo dovuto interrompere i viaggi della memoria, il treno della memoria. Io spero che presto le condizioni sanitarie ci permettano di ripartire. Per me è stata una delle esperienze più significative della mia vita. L'ultimo treno alla memoria nel 2019 insieme a tante ragazze, tante studentesse e tanti studenti toscani. Abbiamo iniziato quel viaggio in cui le ragazze e i ragazzi sembravano quasi andare in gita. Dopo aver incontrato le sorelle Bucci il clima è cambiato, siamo arrivati ad Auschwitz, a Birkenau e il freddo non era soltanto un freddo che toccava il nostro corpo, ma arrivava dritto al cuore. E il viaggio di ritorno ha significato per me tanto, perché le ragazze e i ragazzi non solo hanno conosciuto, non solo hanno compreso, ma hanno deciso di diventare testimoni di quella memoria, perché davvero quello che è accaduto non accada mai più. Allora abbiamo scelto in maniera simbolica quest'anno di uscire dal Consiglio regionale, di venire in uno di quei luoghi, come potete ben vedere, in cui si tocca con mano le barbarie del nazifascismo, in cui si tocca con mano quanta violenza c'è stata in quel tempo. La Toscana non si sottrarrà mai alla memoria, anche perché questa è una regione dove abbiamo vissuto drammaticamente ciò che significa nazifascismo, repressione, discriminazione e atrocità da un punto di vista etnico, religioso, razziale. E quello che è significativo è che proprio qui, a Figline di Prato, dove si sono consumati eccidi gravissimi che hanno caratterizzato quanto la libertà sia costata alla Toscana. Figline di Prato, come Sant'Anna di Stazzema, come il Padule di Fuscecchio, come Civitella. Ecco, tutto questo dà il senso di una trasmissione di memoria ai nostri giovani, perché le nuove generazioni non cancellino mai, nonostante il passare del tempo, il senso del momento più drammatico che l'umanità ha vissuto, del momento in cui la civiltà umana è caduta più in basso, perché non ci si possa nemmeno avvicinare ai presupposti che portarono allora a vedere 6 milioni e mezzo di ebrei uccisi, 47 milioni di persone morte nella Seconda Guerra Mondiale. Il palazzo si deve aprire al mondo esterno, è quello che cerchiamo concretamente di fare da quando è iniziata la nuova consiliatura. Ci stiamo riuscendo, stiamo dando un bel segnale di interesse verso i territori e se vogliamo concretizzare, attualizzare la memoria, darle sostanza, questa è la scelta giusta, così come credo sia uno dei ricordi più significativi della mia vita avere partecipato all'ultimo viaggio della memoria verso Auschwitz, un viaggio che ha segnato proprio il mio modo di pensare, il mio modo di essere, è stato per me determinante, un'esperienza che dicevo oggi presso una scuola aretina dovrebbe essere istituzionalizzata, penso che sia un dovere di ciascuno di andare almeno una volta nella propria vita ad Auschwitz per capire quello che è stato, perché quando ci si reca si capisce ancora meglio l'orrore che non deve più ripetersi, la violenza e la dittatura devono essere bandite,
deve essere uno degli sforzi principali di chi fa parte delle istituzioni, e queste non dovrebbero essere parole di circostanza, parole retoriche, parole soltanto per questa giornata. Dovremmo tutti i giorni, noi che facciamo parte delle istituzioni, alzarci e improntare il nostro agire al bene comune, ma anche al rispetto dei valori e delle differenze. Liliana Segre, proprio presentando a Milano le giornate del Giorno della Memoria, ha detto: sono pessimista, penso che gli italiani siano un po' stufi di ascoltare la storia degli ebrei, penso che tra qualche anno la Shoah sarà raccontata in pochi libri, in poche righe nei libri di storia. Ecco, io diciamo, spero davvero di mandare un messaggio di conforto alla senatrice Segre. Il Museo della Deportazione è un luogo in cui quotidianamente la memoria viene rinforzata, ne vengono espressi ulteriori aspetti, vengono ricercate verità, vengono raccontate storie, in una città che prima di tutte le altre ha compiuto il gesto di memoria forse più difficile ma anche più potente, quello del gemellaggio che ci lega al luogo in cui i fratesi furono deportati nel campo di concentramento. Sono quasi 35 anni di gemellaggio la città di Ebense e questo luogo ne è un'ulteriore testimonianza. Il gesto di attenzione della Regione Toscana, e voglio ringraziare il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il Presidente della Giunta ovviamente Eugenio Giani, per aver scelto Figline, Museo della Deportazione, per questo luogo, vuole essere un'ulteriore tappa, un ulteriore racconto nel far sì che le preoccupazioni della senatrice Segre scompaiano. Purtroppo assistiamo ancora oggi nel nostro paese, in Europa e anche nel nostro territorio, a pericolosi rigurgiti nazifascisti, episodi che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Penso allo sfregio, all'episodio che ha vandalizzato una delle pietre di inciampo nel territorio della città di Firenze. Ecco, di fronte a questi episodi noi non possiamo banalizzare, non possiamo sottovalutare, dobbiamo coltivare la memoria, dobbiamo salvaguardarla e dobbiamo promuoverla, soprattutto fra le giovani generazioni che purtroppo avranno sempre più raramente la possibilità di ascoltare dalla voce delle donne, degli uomini, dei testimoni che hanno vissuto sulla propria pelle gli orrori del nazifascismo, il periodo più buio e vergognoso della nostra storia. Per dirla con il linguaggio della pandemia, il linguaggio che abbiamo imparato ad utilizzare in questi mesi, in questi anni, la memoria è il vaccino più potente che abbiamo. Ecco, io credo che per far sì che ciò che la Liliana Segre, su cui ci ammonisce quotidianamente Liliana Segre, la Shoah, il nazifascismo, quell'orrore, i campi di sterminio, non possono e non devono diventare prima una riga sui libri di storia e poi neanche più quella. Il consiglio solenne di questo pomeriggio, l'iniziativa con tantissime studentesse e tanti studenti toscani questa mattina, la giornata del 27 gennaio e più in generale l'impegno quotidiano che dobbiamo portare avanti come istituzioni di un paese libero e democratico e antifascista su questi temi è assolutamente fondamentale. Oggi è necessario continuare a parlare di memoria, è necessario farlo con le nostre ragazze e i nostri ragazzi, la scuola in questo svolge un ruolo straordinario. Io voglio ringraziare anche realtà come queste, come la Fondazione Museo della Deportazione e della Resistenza di Figline di Prato, che ci ospita non solo per questo pomeriggio ma soprattutto per l'impegno che mette quotidianamente su questi temi, e insieme a loro tutta la rete degli istituti storici toscani e anche le tante associazioni che su questi temi danno davvero un contributo preziosissimo. La memoria va sempre accompagnata allo studio della storia. I nostri testimoni ovviamente per motivi anagrafici ci stanno lasciando, ma è bene incrementare lo studio di quello che è successo, perché è indubbio che la Shoah e l'Olocausto di altre categorie a opera della Germania nazista e dei suoi alleati ha rappresentato uno spartiacque del XX secolo, dimostrando cosa può arrivare a fare uno Stato civile, come era lo Stato della Germania, quando cade in mano a dittature di tipo totalitario. E quindi è bene insegnare quello che è successo, perché purtroppo il mai più ancora non si è avverato. Ancora oggi nel mondo ci sono genocidi e pulizie etniche.
Mai voltarsi indietro, mai dimenticare, mai restare indifferenti. Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo è intervenuto al meeting della memoria al Teatro La Compagnia di Firenze. Ogni anno che passa i testimoni di quella violenza, di quella tragedia sono sempre meno. Oggi insieme a noi abbiamo Tatiana Bucci, con cui ho avuto l'onore, il privilegio qualche anno fa di fare il viaggio della memoria. E il nostro compito, il compito delle istituzioni è quello ancora di più oggi di essere amplificatori di memoria, di non girarci dall'altra parte, di mandare un messaggio forte alle ragazze e ragazze, alle studentesse, agli studenti. Ognuno di noi può fare la nostra parte e la può fare non essendo indifferenti, non voltandosi dall'altra parte. Lo può fare provando a approfondire e raccontare la violenza della Shoah, perché quello che è accaduto non accada mai più. E questo è un impegno forte che assumiamo tutti noi che siamo impegnati nelle istituzioni. E credo che oggi questa giornata dia il senso di quella che è la Toscana. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. La Toscana è una terra che è sempre stata dalla parte giusta della storia. La Toscana è una terra che non ha dimenticato, non dimentica e non dimenticherà mai le violenze terribili di quel tempo. Dobbiamo salvaguardare e promuovere la memoria a partire dalle giovani generazioni, perché questa, per utilizzare il linguaggio della pandemia, è il vaccino più potente che abbiamo contro il riemergere di pericolosi rigurgiti nazifascisti. Ancora oggi, purtroppo, nel mondo, in Europa e anche nel nostro paese, assistiamo a episodi di antisemitismo, xenofobia, razzismo, omofobia, discriminazioni di persone disabili, di persone che arrivano da altri paesi. Ecco, di fronte a tutto questo non possiamo abbassare la guardia e soprattutto dobbiamo imparare dal passato. Dobbiamo conoscere, studiare, analizzare, approfondire, capire come è stato possibile toccare l'abisso più profondo che l'umanità ha raggiunto negli anni del nazifascismo. Di fronte a chi ancora oggi nega l'esistenza della Shoah, prova a rinnegare, a rivedere, a riscrivere la storia, noi dobbiamo invece rispondere, tornando a dar voce a quelle donne, a quegli uomini che hanno vissuto l'orrore sulla propria pelle. Per noi è una grandissima emozione poter avere oggi qua, tornare ad ospitare in presenza Tatiana Bucci e Lidia Maksimovic. Erano due bambine quando furono portate nei campi di concentramento, quando hanno conosciuto l'orrore, fin dove si è spinto l'essere umano in quegli anni. Ecco, di fronte a tutto questo noi dobbiamo ricordarci che abbiamo il dovere di far conoscere, soprattutto a quelle ragazze e quei ragazzi che purtroppo stanno perdendo il privilegio di poter ascoltare in presenza le testimoni e i testimoni, ciò che è accaduto in quegli anni. Il giorno della memoria ricorda il giorno in cui Auschwitz venne liberata, era il 27 gennaio 1945. Ma da dove è iniziato tutto? È iniziato tutto una mattina, un lunedì mattina, era il 5 settembre del 1938, quando il re d'Italia firmò il primo atto con cui studenti e docenti ebrei venivano cacciati dalle scuole. Ma dove lo firmò quell'atto? Lo firmò proprio a Pisa, nella nostra Toscana, mentre era a caccia. Questa è la storia scritta in Toscana nel 1938. Quello che chiediamo oggi, nel giorno della memoria, ai giovani toscani è: qual è la storia che voi volete leggere fra 100 anni della nostra generazione? Cioè 27 gennaio 2023, cosa fanno i giovani toscani? Si girano dall'altra parte di fronte alle difficoltà che ci hanno giovani in Italia, ma giovani nel mondo. Pensiamo ai giovani ucraini che scappano dalle bombe, pensiamo alle giovani iraniane, alle giovani afghane. Ecco, la lezione di Auschwitz ci ha insegnato che se esiste un problema di un essere umano innocente, quel problema, se noi non ce ne occupiamo, riguarderà anche noi stessi. Ed è per questo che oggi non è solo memoria del passato, ma impegno costante per un presente che sia migliore di quello che abbiamo trovato.